secondo me. Vi posso raccontare, ad esempio, come è andata con Michele Bravi, che l'ho già detto in tante interviste, ma è stato davvero così. Io ho chiamato Michele perché ho chiamato quasi tutti gli artisti personalmente, perché io penso che in primis ci debba essere la voglia di cantare queste canzoni, perché queste sono canzoni comunque legate all'infanzia e non tutti possono magari accettare o dire me la sento, no? Di cantare un brano, una sigla di un cartone animato. Ho chiamato Michele Bravi perché mi avevano dato il suo cellulare, perché ce l'avevamo, anzi, forse ce l'avevamo scambiato una volta che lui era venuto a un mio concerto. Fatto sta che l'ho chiamato e gli ho detto: "Ehi, ciao Michele, sono Cristina D'Avena, come stai?" Muto. "Michele, ciao, sono Cristina D'Avena, volevo parlarti di un progetto. Dimmi quando posso rubarti 2 minuti." "Sì, vabbè, dai, Cristina D'Avena, ciao, ciao, ciao." Boh. Io sono rimasta veramente così. Ho detto: "Pronto, pronto?" "Niente, Michele, nome." Poverino, lui in realtà era veramente convinto fosse uno scherzo. Dopo 5 minuti mi ha richiamato: "Pronto, sono Michele Bravi e vorrei parlare con Cristina D'Avena." "Sì, certo." "Dico, Michele, sono io." In quel momento Michele ha cambiato l'espressione proprio, se l'avessi avuto davanti non lo so, e chiedendomi scusa 1000 volte mi ha detto: "Credimi, guarda, non, io sono un tuo fan."